Grazie Presidente. Per prima cosa diamo anche come Movimento 5 Stelle solidarietà al cattivissimo consigliere Cappato, ricorsatore seriale, e speriamo che sia stato semplicemente un errore, un disguido, sicuramente qualcosa che potrà solo andare a favore nel caso del ricorso del consigliere, credo. Parliamo di Expo, delle vie d'acqua. Avrete tutti sentito delle notizie di questa mattina dell'arresto di Acerbo. Continua il legame tra corruzione e massimi vertici di Expo e non possiamo che ovviamente rattristarci di queste notizie e continuare nella nostra opera di informazione e di denuncia, speriamo in questo caso preventiva, di futuri sprechi legati all'opera, dal nostro punto di vista, più inutile dell'Expo, cioè le vie d'acqua. Leggerò questo intervento in modo da essere il più preciso possibile. Colleghi consiglieri, come ormai universalmente noto, allo stato attuale non c'è alcuna certezza sul futuro delle aree di Expo 2015, una volta terminato il semestre dell'esposizione. Se infatti le finalità speculative hanno guidato sin dall'inizio le scelte relative ai terreni per l'evento, i rapidi deterioramenti della situazione economica italiana, sia a livello generale che locale, hanno fatto sì che l'attrattiva speculativa delle aree post-Expo fosse fortemente ridimensionata, come hanno dimostrato le prime aste deserte per la vendita delle aree ai valori ritenuti congrui solo per pochi mesi fa. Sarebbe quindi buona pratica da parte degli enti coinvolti, anziché restare passivi a subire scelte ormai anacronistiche, cercare di evitare costi inutili e inutili devastazioni ambientali, pianificate tra l'altro in tempi lontanissimi dal punto di vista economico, introducendo modifiche risparmiose e al passo coi tempi. Non va inoltre dimenticato che le uniche beneficiarie di tali scelte anacronistiche sarebbero aziende plurinquisite e con vertici, se non già arrestati, come minimo indagati per corruzione. In quest'ottica, come Movimento 5 Stelle Milano, ci rivolgiamo in questi giorni sia direttamente ad Expo 2015 SPA e alla Regione Lombardia, sia naturalmente a chi competente per l'amministrazione del Comune di Milano, e quindi al Sindaco e alla Giunta, al Presidente Monguzzi della Commissione Mobilità, Ambiente, Arredo Urbano e Verde. A voi sottoponiamo una proposta pratica in relazione alle opere per la via d'acqua sud, fondata su tre premesse chiave. Uno, prima premessa, che l'opera sia ancora essenziale, perché è prevista nel dossier di assegnazione. Questa è una vecchia barzelletta che non fa più ridere a nessuno. Due, la relazione di Expo 2015 SPA, vie d'acqua tratto sud, datata 14 aprile 2014, alla quale è stato possibile accedere grazie a un nostro accesso agli atti, che non ha per nulla preso in considerazione il fatto che, fino a prova contraria, le esigenze di apporto d'acqua al sito espositivo termineranno con la fine dell'esposizione. E terza premessa, la stessa relazione dipinge uno scenario, nelle valutazioni conclusive, che si aggrappa, soprattutto, cito testualmente, soprattutto agli importanti scopi irrigui, a beneficio delle aree agricole del Sud Milano, per motivare il proseguimento del tracciato dal sito espositivo fino all'area d'Arsena Naviglio Grande, invadendo un ambito tecnico estraneo dall'evento, su cui non ha competenze specifiche e per il quale non è infatti stata svolta alcuna valutazione esaustiva di priorità, costi e alternative possibili. Alla luce di queste premesse, non ha più senso che per un'esigenza temporanea si proceda ad una devastazione permanente dei parchi interessati sul progetto della via d'acqua sud. La soluzione che proponiamo, una delle soluzioni, perché come ho sentito poco fa, sia i comitati che i nostri consiglieri in zona sono consapevoli di diverse soluzioni per poter gestire il flusso dei 2 metri cubi d'acqua, una delle più sensate che proponiamo e affianchiamo alle altre, come Movimento 5 Stelle Milano, prevede un risparmio secco di 14 milioni di euro. Zero conseguenze per i parchi oggi minacciati,
0 costi successivi per la manutenzione e il mantenimento in esercizio della condotta di scolo, di scolo in pressione. Il tutto realizzato facendo defluire i circa 2 metri cubi al secondo di acqua provenienti dal sito direttamente nell'Olona per i 6 mesi dell'evento, senza realizzare nessun'altra costosa opera di separazione acque. Per espressa ammissione di Expo 2015 SPA, e concludo, riguardo alla provenienza dei 2 metri cubi di acqua al secondo ricavati mediante i lavori di miglioramento dell'impermeabilizzazione del Villoresi, tale soluzione provvisoria non creerebbe alcun deficit sulla situazione attuale degli apporti irrigui in essere oggi. Se una volta terminato l'evento dovesse effettivamente diventare permanente l'esigenza di apporto d'acqua al sito e conseguentemente del suo deflusso, si procederà ad esaminare le possibili soluzioni alternative sulla base di dati non obsoleti e delle priorità per le aree agricole del Sud Milano, non viziate da forzature esterne alla loro realtà. Concludo richiedendo anche al Sindaco e alla Giunta, così come al Presidente di Commissione Monguzzi, di attivarsi per richiedere ad Expo 2015 SPA l'immediata sospensione di tutti i lavori che stanno avanzando sotto mentite spoglie nei nostri parchi cittadini, lavori inutili a spese dei parchi a vantaggio della sola società Maltauro. Come abbiamo ampiamente dimostrato, il Comune di Milano dispone dei poteri persuasivi molto più ampi di quello che si vorrebbe far chiedere per giustificarne l'inerzia sulla questione. Parliamo del diritto di veto che ha di fatto nell'Assemblea Soci di Expo 2015 SPA e soprattutto della leva finanziaria costituita dagli essenziali contributi economici che versa l'Expo 2015 SPA. Ricordo che in futuro questi nostri interventi pubblici saranno una testimonianza politica del fatto che non si poteva non sapere. Vi ringrazio. Grazie.